Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, nuovo video e oggi parliamo di candele, in particolare delle Jewel Candle, infatti ne vedete una là dietro. So che ho fatto un video su queste candele anche l'anno scorso, appena prima di Natale, però ho deciso di rifarne un altro quest'anno, innanzitutto perché ho ricevuto una nuova fragranza, che è quella lì, dopo la prendo così ve la faccio vedere bene da vicino, e poi perché molti ragazzi mi chiedono sempre di parlare delle mie candele, quali sono le mie candele preferite, e siccome queste qui sono tra le mie preferite, ho pensato di fare un video dedicato a loro, e poi anche perché tantissime altre ragazze mi hanno chiesto di fare dei video a tema natalizio, ossia parlare di qualche idea regalo così da poter prendere spunto. Siccome quest'anno ho tante idee regalo per Natale, penso che questo sarà il primo di una serie di video dedicati appunto all'idea regalo per Natale e spero che voi possiate prendere spunto, mi farebbe molto piacere. Veniamo a noi, torniamo al tema di questo video, le Jewel Candle. Ora vi faccio vedere quella che ho ricevuto l'altro giorno, che è questa qui. Ci sono tutte le informazioni sul loro sito che vi metto qua sotto, però magari vi do qualche informazione in più anche io. Si tratta di candele fatte a mano, anche il disegnino che trovate sulla confezione, che poi richiama la fragranza, è disegnato a mano da artisti, perché i disegni sono veramente bellissimi. E poi dietro hanno, adesso qui potete vedere, questa ha all'interno un anello, perché le Jewel Candle, come dice anche il nome, sono sì delle candele, ma contengono anche un gioiello che può arrivare fino ad un valore di 250 euro. E questa in particolare ha l'anello, quella che mi hanno mandato loro ha un anello, vedete che c'è proprio il disegno dell'anello, poi ci sono quelle che hanno all'interno un pendente, poi anche quelle con degli orecchini. Ovviamente il gioiello all'interno non è messo così sfuso, ma è incartato in una carta che appunto resiste alle alte temperature della cera, perché quando si accende poi la cera raggiunge alte temperature, ovviamente il gioiello non si deve squagliare, la carta non si deve squagliare. E questa in particolare ha una profumazione buonissima, perché questa è la Baked Apple, ossia mele cotte, anzi mela cotta, e aprendola si sente subito il profumo della mela, quelle mele caramellate, dolci. C'è anche un pizzico di cannella, infatti c'è anche nell'immagine, si vede la stecca di cannella, però non è eccessiva, io non amo molto il profumo della cannella, mi piace molto abbinato alle mele se non utilizzato in quantità eccessiva, e questo è il giusto compromesso per me di cannella, dell'utilizzo della cannella, è veramente buonissima. E secondo me sono un'ottima idea regalo, proprio perché si regala sì una candela che è sempre molto apprezzata, io penso che le candele piacciono a tutti, e in più c'è anche un gioiello all'interno, quindi è una cosa molto carina. Io adoro regalare le candele sia per il compleanno che per Natale, soprattutto a Natale. Mi piace molto regalare le candele anche perché mi piace star lì a cercare la fragranza per la persona a cui voglio regalarla. Secondo me è molto bello anche ricercare una fragranza che si adatta a quella persona. Questa si adatta tantissimo perché io adoro le mele cotte tantissimo, in questa stagione le mangio sempre, e appunto è un'idea carina proprio perché c'è anche il gioiello all'interno. In più ad ogni candela, prima di essere spedita, viene applicato questo fiocchettino, ovviamente a mano, e anche questo foglio che è una sorta di libretto delle istruzioni, che viene firmato anche da chi ha preparato la candela per la spedizione. Le candele sono imballate bene, quindi non vi preoccupate perché non si rompono nel tragitto, c'è un imballaggio di carta, di quella bella spessa, che non fa sì che si rompano. In più sono anche avvolte da quella carta, quella pluriball, mi sembra che si chiama, quella che amiamo sempre scoppiare quando riceviamo qualcosa, e quindi non vanno a rompersi. I prezzi sono 30 euro circa per questa grande, poi ci sono quelle più piccoline che costano intorno ai 15-20 euro, però vi metto bene qua i vari prezzi, e io direi che adesso possiamo andare ad accenderla, così magari vi do anche qualche impressione sulla candela da accesa, perché così da spenta ha un profumo pazzesco, però voglio anche sentire la fragranza che sprigiona una volta accesa, e poi magari vi faccio vedere anche l'estrazione del gioiello, che penso che sia una cosa utile da sapere, e poi vediamo anche che cosa c'è all'interno di questa candela. Thank you.
Allora, la candela è accesa da una decina di minuti, l'ho messa là dietro come al solito, e devo dire che già in 10 minuti, un quarto d'ora, mi ha riempito la stanza di profumo che è un profumo dolce, però non troppo, non è di quelli nauseanti, non è di quelli fastidiosi, non mi fa venire mal di testa e credetemi che se non lo fa venire a me non lo fa venire a nessun altro, perché io sono molto sensibile su questo. Il minimo profumo che è troppo dolce o troppo intenso mi fa venire un'emicrania pazzesca, in questo caso non è successo, quindi è dolce sì, ma non troppo, me l'aspettavo molto più dolce perché... Così, aprendo la primo impatto, pensavo che fosse una candela veramente molto zuccherina, molto dolce. In realtà, una volta accesa, sprigiona proprio il profumo della mela con la cannella, e sembra quasi di aver cucinato uno strudel. In realtà non è così, è soltanto una candela, quindi mi piace molto come prima impressione. Io l'anno scorso ho avuto modo di provare due candele, una che è quella al cioccolato, non mi ricordo il nome, però è quella al cioccolato e sul davanti è disegnata una tazza di cioccolata calda, che sprigiona un profumo di cioccolato incredibile, ma non è intensa quanto questa una volta accesa. E lo stesso vale per l'altra candela che ho provato, che era rossa anche quella, però... mi pare si chiamasse Santa Claus, quella sapeva proprio di dolce, di zucchero, zucchero filato, di dolcetti, zuccherini, vaniglia, molto dolce anche quella, però non sprigiona lo stesso profumo di questa. Questa è pazzesca, è veramente incredibile. Sono buone tutte e tre come candele perché hanno tutti dei profumi che mi piacciono moltissimo, ma questa ha una fragranza più persistente, più intensa, si sente di più, proprio veramente sprigiona un profumo che riempie tutta la stanza ed è una cosa buonissima. Adesso io sto aspettando che si sciolga la parte superficiale della cera così da poter tirar fuori il gioiello, perché sono curiosissima, quindi la lascio sciogliere ancora un pochettino e poi dopo andiamo ad estrarre insieme il gioiello, perché veramente sono curiosissima di vedere quello che c'è all'interno. Ok, ci siamo, vedete che lo strato superficiale della candela si è sciolto, più o meno è passata un'oretta e qua c'è il nostro gioiello, quindi dovremmo riuscire a tirarlo fuori, ovviamente con l'utilizzo di una pinzetta, e poi mi raccomando non toccatelo con le mani altrimenti vi scottate, perché ovviamente è bollente, quindi appoggiatelo su un tovagliolino e aspettate un attimo che si raffredda. Eccolo qui, mi raccomando attenzione in questo momento perché è bollente, quindi. E questo è l'anellino che ho trovato nella mia candela, guardate com'è bello luminoso a goccia, è brillantissimo, carino, è in argento e a me sta anche perfetto, proprio giusto giusto, giustissimo, molto carino. E questo è tutto, io spero che questo video vi sia stato un pochettino utile, io penso che prenderò una candela per mia mamma, una candela per mia zia, una per mia nonna e poi ci sono quelle per le mie colleghe che sono quattro, quindi penso che ne prenderò un po' perché sono veramente un'ottima idea regalo, sono carine, si fa una bella figura, c'è sia la candela che il gioiello e quindi è un'idea che personalmente a me piace moltissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione, alla prossima, ciao!